Una startup di successo in Puglia. Quattro giovani scienziati coltivano la spirulina, un'alga altamente proteica, e ne fanno pasta e biscotti. L'inviata Valentina Bisti. La FAO l'ha definito il cibo del futuro per le sue capacità nutrizionali in grado di sostituire proteine provenienti da animali che necessitano di allevamenti altamente inquinanti. Questi quattro giovani scienziati, con la loro start-up, la coltivano qui in Puglia, in una serra che riproduce il microclima del Centro America e dell'Africa, dove la spirulina cresce spontaneamente. È un microorganismo che nell'età primordiale ha catturato CO2 e rilasciato ossigeno. È così che è nata poi la vita sulla Terra, grazie anche alla spirulina. È l'alimento vegetale con il più alto contenuto di proteine, circa 3 volte le proteine della carne, contiene anche 45 volte il ferro degli spinaci. E ancora vitamine, sali minerali, omega 3, omega 6 e antiossidanti, tutto in questa microalga, il passato che rinasce attraverso l'innovazione. Questa è spirulina appena uscita dalla vasca, che andremo poi a trafilare sotto forma di spaghetto e mettere in essiccatore per il numero necessario di ore affinché poi possa essere consumata o direttamente così oppure trasformata per i diversi usi alimentari. E la produzione è in continuo aumento, sempre più richiesta. In un piccolo pastificio della zona viene creata la pasta, ma in commercio a breve ci saranno anche birra e cosmetici. Il valore aggiunto dei nostri prodotti funzionali è dato dal fatto che le materie prime sono tutte a chilometro zero, ma soprattutto dalla collaborazione che noi creiamo con le aziende artigianali e giovani come noi.